Sì, grazie, grazie Presidente. Beh, devo dire che il Movimento 5 Stelle, rispetto a questa legge si può ritenere ampiamente soddisfatto. Abbiamo dato un contributo determinante per riequilibrare questa legge che, era partita un po' troppo squilibrata, rispetto alle attività produttive e non faceva nessuna menzione sul comparto agricolo, cosa che naturalmente grazie ai nostri emendamenti abbiamo potuto riallineare le due attività, dando lo stesso peso. Importantissimo, il discorso del rimando, diciamo, alla legge sulla diversificazione agricola, perché così, le aziende agricole, i regimi di diversificazione potranno in qualche modo anche, arrivare a fondi europei per riuscire a valorizzare questo prodotto, ma soprattutto anche riuscire ad avere sulla trasformazione, a incidere sulla trasformazione del prodotto, cosa fondamentale rispetto appunto ai due elementi che formano appunto la birra, che sono il luppolo e l'orzo trasformato. E quindi queste sono veramente delle cose molto molto innovative. Siamo contenti rispetto all'abrogazione del disciplinare. Siamo sicuri che la valorizzazione di questo prodotto non passi per gli uffici della regione, ma debba essere prerogativa dei produttori e dei mastri artigiani e mastri birrai. Quindi devo dire che questa legge è una legge che vede il risultato di una buona politica, ma soprattutto di una grande condivisione. Quando la politica ha un obiettivo comune, proprio ecco, per la valorizzazione di un prodotto e stando vicino ai produttori, si rimbocca le maniche e quindi esce fuori con dei risultati che sono veramente, veramente ottimi. Quindi, detto questo, dichiaro il voto favorevole del Movimento 5 Stelle.